attimo se è partita. Video. No, è partita, partita. Ciao, scusa per averti fatto attendere. Benvenuto a questo orribile schifosissimo mondo. Madonna, c'è l'audio veramente. Ah, mio nome è Carl. Questo mi chiama il professor Pokémon. Qua è un po' sotto. Ciao Sanxus. Ok. Beh, attualmente molti mi chiamano una fighetta e un perdente. Ah, intanto direi Sanxus che tanto ci leviamo la parte iniziale qua. Con tutta la spiegazione solita dei professori. Ma mi piace pensare che mi chiamano il professore Pokémon. Se hai bisogno di aiuto io posso, beh, posso dartelo. Ti prego non farmi del male. Ok. Beh, allora. Stai affrontando in un mondo dove dove sarai testimone degli orrori e incontrerai l'impensabile. Ti prego, stai il più lontano dal possibile, ovunque tu vada, che possa essere sulle città, sulle strade o nelle caverne. Ma sfida le persone con cui avrai a che fare. Sfida le persone con cui avrai a che fare. Se non ci deve essere quella parte. Aspetta, qua. Preferisci a quella che sappiamo che già sai, anche te? E se farai attenzione sarai in grado di stare lontano dalle persone che hanno bisogno. Stare sicuro e stare rimani ignorante. Questa musica. Oh, è questa che c'è, non sarebbe partita questa qui. A volte potresti essere tenuto a freno per puntarti una pistola. In altri momenti delle creature selvatiche potrebbero tentare di ferirti. Quindi dai solamente alle persone i tuoi soldi. No, lascia. No, no. Io mi continuo. Sì, quella parte la devi far vedere. Vabbè, allora intanto andiamo da quella parte intanto. Ma forse comunque forse le persone. Non dare alle persone i tuoi soldi. Solo rimani al sicuro, ok? Se gli hai detto, posso dartelo. Fammi un attimo i controlli. Wow, ah, ok. È partita in loop. Vediamo. Perché ha messo sull'F5, cazzo? Corsa, togli, conferma e frecce, ok, va bene. Madonna, la spazzatura. Ok, quindi ci sono queste cose chiamate Pokémon esistono. Persone Pokémon tendono a cercare di uccidersi a vicenda, ma.
A volte le persone le schiavizzano e le forzano a lottare tra di loro. Quindi è veramente un casinato. Tanto Sanchez, prova ad avvisare gli altri, magari va. Se, dato che i due non tendono a non andare d'accordo, noi non sappiamo nulla riguardo ai Pokémon. Ed è qui che entro in scena io. Io schiavizzo Pokémon. Io stesso schiavizzo Pokémon per curiosità. Questo è strano, ti prego, lasciami cambiare il discorso. Che sei un ragazzo o una ragazza? Vediamo la ragazza. ragazzo, tu sei un ragazzo. Sì, devi essere per forza un ragazzo. Quindi, wow. Ad ogni modo, qual è il tuo nome? Lasciamo. Quindi davvero questo è il tuo nome, Fang? Sì. Ok, odio sto gioco. Ok, beh, Fang, solo che lascia che ti faccia sapere che io esisto e che anche i Pokémon esistono. Ti direi che il mondo fa schifo, ma tu già lo sai. Scusa se volevi che mi mettessi qua. No, scusami se volevi che tu ti sedessi e avessi divertimento in un mondo fantasy per un paio di ore. Questo mondo è un business. Ci sono dei seri problemi. E tu devi veramente prenderlo seriamente. Fang la tipa di quella fan fantasy che non esiste. Più o meno sì. Stesso nome. Wow, già cominciamo con i discorsi veramente proprio bassi. La mia vita è così vuota di esistenza. Dal momento in cui nostro padre ha lasciato la nostra famiglia 12 anni fa, la vita è solo lentamente perso il suo motivo della mia esistenza, va. E ho iniziato a pensare sports, sport, i film, le battaglie Pokémon, il cibo, la socializzazione. Che cosa ci potrebbe. Perché dovrebbero interessarmi? Noi continuiamo a fare tutto ciò che pretendiamo. No, con noi continuiamo a fare ciò che vogliamo fare, pretendendo che tutto duri eternamente, finché inevitabilmente noi moriamo. Wow, siamo proprio arrivati ai punti bassi. Sapendo che vivremo un'ignobile e una vita senza motivazione. Ehi, fratello, hanno i gelati in vendita scontati, tipo un dollaro a cono, ne vuoi qualcuno? C'è qualche significato in un mondo come questo, pieno di crudeltà e ingiustizia, a ogni passo della strada. Ok, strada rocciosa, ok, ho capito. Anche quell'altro. E mentre io cerco di capire queste cose, mentre io guardo, controllo queste cose, ho capito. Forse c'è qualcosa che mi chiamerà dall'alto lungo questa strada. Ok, non importa quanto ci pensi, guarda, questo sono incapace di cambiare qualunque cosa. Quindi forse dovrei solo continuare con la mia inutile vita e accettare qualunque cosa il fatto. Sì, qualunque cosa il mio fatto abbia. Una morda, va. Mi si presenti davanti.
sta seguendo sia te che il gioco di South Park. Allora, guarda, quello là stupendo, ho già visto un po'. Mi pensa quanto mi sta divertendo. Ehi, fratello, che succede? Stavo pensando al nostro padre mancato, nostro padre scomparso. Wow, interessante. Vuoi che ordini un po' di pizza? Wow, che cazzo è sta musica adesso? Ogni singolo giorno penso a dove potrebbe essere. Perché ci ha abbandonati? Niente di tutto questo ha senso. Bello, bello. Già che ci sono, c'è il nuovo film di Qui lava del ferro su Redbox. Vuoi che lo vada a prendere su? Forse un giorno sarai in grado di incontrarlo. Stai veramente avendo una conversazione con te stesso, fratello? Gli diventerà qualcosa di grande. E dopo glielo mostrerò. Gli mostrerò per essere scappato da noi. Ma io mi chiedo, ma perché ti interessa? È stato così poco rilevante alla nostra crescita che veramente non dovresti mettere così tanto. Non dovresti pensarci così tanto riguardo a lui. YouTube sarà contento di tutte queste musiche. Non sa so neanche se dopo andarlo a caricare effettivamente. Boh. Forse in privato me lo metto. Perché senza un padre io mi sento vuoto. È come se qualcosa di profondo mancasse dal mio cuore. Questo non ha alcun senso, fratello. Basato sulla psicologia moderna, tu non dovresti avere alcun problema, considerando che la mamma ti ha cresciuto con amore e altre stronzate, sai? Ti prego, lasciami piangere. Ah, Dio mio. Ok, tutto questo è bello e tutto. Tutto bello, ma potremmo magari solo uscire una volta ogni tanto? Seriamente, è come se tu stessi parlando riguardo al nostro padre mancante in ogni altra scena. Sono veramente stufo. E onestamente, considerando che la mamma è in questo momento attaccata da un Pokémon gigante, probabilmente avresti robe migliori di cui preoccuparti. Cosa? Sì, bello, guarda là sopra. Che scommetto che stavi ridendo dentro veramente. Oh, porca puttana. Madre, no! Ah, dannazione, saremo orfani, fratello! Ma che roba è? Un misto tra un Charizard e un Magikarp? Impossibile, questo non può essere! Ci deve essere qualche maniera per salvarlo! Mangimender! Sì, hai ragione, fratello. Potremmo fare a pugni con un mostro 5 volte la nostra altezza. Che cosa possiamo fare? Dai, te l'ho divorato.
Oh mio Dio, mi sta mangiando. Oddio, ti prego, finisci questo dolore. Oh cazzo, chi ha scritto questa merda? Mamma, no! Wow, veramente un casinato. Dobbiamo fermare tutto questo. Fratello, non possiamo fare qualcosa. Beh, potrei chiamare 911. Darebbe una mano con tutto questo. No! Che cosa farò qua senza di mamma? Non lo so. Probabilmente potresti piangere ancora di più o qualcos'altro. Così chiamo Magizard. Wow, questa sì che era veramente della bella merda. È tempo di tornare al mio pianeta natale. Intanto ciao Vale, che sei arrivato anche te, che sei già hai già gli occhi sconvolti da quello che hai appena visto. Non hai visto nulla. Mamma. Oh merda, l'hai visto quello? Mamma è proprio veramente morta. Cosa accade? Boh. Intendo dire, non è divertente. Prima di quello stavi parlando riguardo quanto non eri un'anima torturata e altre stronzate del genere. E ora hai veramente una ragione attuale per essere un'anima tormentata. Strano come funzionino, eh? Tieniti forte, Vale. Ah, Sanctus ha ragione. Preparatevi tra pochi secondi. Io. Mamma. Ciao, ecco, cosa sto vedendo? Io distruggerò. Io distruggerò tutti i grossi Pokémon. Ecco! Preparatevi alle orecchie andate! Musica di Attack on Titan! Credevo di sapere che sia! Oh, Dio mio, 5 anni sono passati da quel giorno, eppure il mio odio e la mia rabbia è solo cresciuta. Non mi è rimasto nulla, all'eccezione di un fratello che mi dà supporto, una dolce e gentile madre adottiva, un amico incantevole e anche Tiffany. Glielo avevo detto ieri, vai nello scantinato di casa tua. Vai, preparatevi perché dopo ho tirato fuori altri due giochi, oltre a questo. Ma oltre a questo, niente. Ogni notte piango me stesso per dormire. Il mio sangue si è scaldato con l'odio verso quel mostro che ha preso mia madre via da me. Finalmente, dopo tutti questi anni, sarò in grado di ottenere un Pokémon. E con quello sarò in grado di cacciare e sistemare tutti i grossi Pokémon e farli fuori. Ma facci lasciare su questo. Ehi, fratello, perché stai guardando stai continuamente osservando quel muro? Non gli permetterò di prendere un'altra vita. Li caccerò fino al mio ultimo respiro. Intendo dire, beh, immagino che sia un bel muro.
Il vero pensiero di ucciderli ha occupato la mia eternità, la mia mente per un'eternità. L'idea mi incanta. No, veramente, stiamo andando a prendere i nostri Pokémon. Tutti i Pokémon che sono così grossi moriranno. Guarda, vuoi veramente avere vendetta o no? Vendetta! Ah, ok, adesso iniziamo io. Wow, 50, sono passati 5 anni, fratello. Esatto, proprio così, 5 anni. Fa 5 lunghi anni. Wow. Sembra veramente che non sia, che sia passato così tanto tempo, eh. Guarda solo, guardati veramente, fratello, sei cambiato così tanto. Forza, domanda, che si sono fatti i creatori? veramente non sei come lo stesso tizio che era proprio qui una scena fa. Ah, finito. Sono Tiffany. Un giorno diventerò un adulto responsabile. Classica Tiffany. Chi è sto qua? Oh, salve lì, Fang. Sono occupato a fare un gioco proprio ora. È chiamato Pokémon Uprising. Suona dolce. Beh, lo è. Intendo farlo una parodia. Oh, ok. Ok, mi casa e armi, qui ci sono. Voilà, sì. Oh, ciao Fang. Sono grato di vederti in giro. Veramente sei. Di solito sei troppo occupato a guardare la vita per parlare con me. Tu non sei mia madre. Non ballarmi come se lo fossi. Oh, sì, capisco. È stato veramente difficile per te perdere tua madre. Sei veramente, veramente depresso quando. Sei diventato veramente, veramente depresso quando è capitato. Ed è sembrato che la scintilla nei tuoi occhi fosse appena svanita. Potresti per cortesia cercare di non forzarmi a riviverlo? Ah, sì. Ad ogni modo, sentiti libero di farmi una visita e ti curerò i tuoi Pokémon. Forse sarai in grado di curare i miei Pokémon. Non sarai mai in grado di curare le mie ferite emozionali. L'inizio mind the fuck è bello. Sai che dopo aver sconfitto un allenatore puoi scegliere se ucciderlo? Bello, le meccaniche di gioco sono incredibili. Cosa stavo mettendo? Sono veramente una droga. Drogata per uccidere. Per essere ucciso. Uccidere mi fa sentire così bene. Tutti i miei amici mi hanno detto che non è buono per me uccidere. Quindi li uccisi. Undertale. Ehi ragazzino, ho qualche caramella. Vuoi una caramella? Ho tenuto una caramella rara. Vabbè. Sembrava veramente una persona dubbiosa, ma sembra che forse c'è ancora qualcosa di buono in questo mondo. No, io non mi sarei fidato, sinceramente. Chi è sto qua? Quindi sei venuto? Ho lasciato la porta aperta specificatamente per te, mio amore. Oddio mio. Non voglio neanche tradurre questa frase perché ho paura che sia qualcosa di sessualmente di relativo al sesso, veramente. Oddio! Quindi sei pronto ad avere il momento della tua vita? Non so cosa succederà, ma ho già pronto la censura. Bene, ora andiamo di sopra. Ti prego, vattene fuori! Che
Cazzo. Lo hai. Sai qualche Pokémon dagli a me? Sono l'assistente fidante del professor Kale. Va bene. Ah, già cambiato tutto. Ah, quindi sei qui, Feng. Ero preoccupato che quel tizio strano lì fuori avrebbe tentato di rubarti un Pokémon di nuovo. Dice che lui è il mio assistente o qualcosa del genere. Lo sai che cosa mi voglio? Per 5 anni ho giocato a un gioco di attesa mentre con voi degenerati. Ma ora non più. Oggi è il giorno che prenderò un Pokémon da voi. Oggi è il giorno in cui diventerò un allenatore di Pokémon. Sarò in grado di distruggere tutti i grossi Pokémon. Con quale musica? Ma aspetta dopo, aspetta perché non abbiamo ancora finito. Devo ancora renderli legalmente approvati per te, mi dispiace. No, non è accettabile! La vendetta non attende, vecchiaccio! Fammi attendere ancora di più e sarai punito! Oh caro, ti prego non ferirmi, bello mio, giovane. Ehi nonno, questo ragazzo ti sta dando problemi? No, io... Oddio, è blu al contrario. È solo un orfano irrazionalmente arrabbiato. Si sono fatti di cose pesanti, ragazzi. Chiamami un orfano ancora una volta e ti romperò le tue gambe, vecchio. Oh caro, mi dispiace, solo. Ehi, stupido, non ho bisogno di che tu crei problemi a mio nonno in quella maniera. Stronzo, vuoi lottare con me? Ti romperò anche le tue gambe. Ma non voglio consumare il mio tempo in un personaggio inutile. Vai, è arrivato bro. Wow, sono passati 5 minuti da quando hai lasciato la casa e hai già fatto mettere qualcuno all'angolo. Questo è un nuovo record, fratello. Sono così fiero di te. Adesso onesti, non mi... Non darebbe fastidio se prendessi un Pokémon sotto le circostanze normali. Il problema è che essere bloccato in una città con letteralmente quattro costruzioni diventa quasi noioso dopo un po'. Ad ogni modo, io continuerò a trattare il mio Pokémon con lo stesso rispetto con cui tratto mio fratello. E proprio come mio fratello, ne dubito che mi ascolterà mai. Sì, riguardo a quello, il tuo fratello è un pochino un completo psicopatico. Non ho intenzione di dargli un Pokémon. Scusami, è meglio che cambi la tua idea velocemente. Userò la tua testa come un cuscino, testa di culo. Fai quello che ti dicevi, non voglio morire. Wow, il Fang classico. Sai, bello, almeno potresti cercare di avere Feng, cercare di fare in modo che Feng abbia una conversazione con te. Eh? Che cosa stai dicendo? Mi dispiace, stavo cercando di prendere a te, mi ero distratto dalla disgustosa faccia di tuo fratello. Direi che la loro faccia è messa veramente bene, ma ehi, è tutto un problema di gusti. Voi due, prendete un Pokémon e andatene fuori da qui. Wow, la tua sorella qui sì che è amichevole. Dato che non andiamo di fretta, credo che mi prenderà un paio di minuti per ammirare il laboratorio.
Solo stare tranquilla e stai tranquilla e prendi il tuo tempo per scegliere il tuo Pokémon. Tutto sarà così e ok. Mi sembra giusto. No, che mi dici? Mi dispiace, ti prego. Pregherò a Zeus ogni notte perché mi perdoni. Ti prego, sii contento con il Pokémon che scegli o vattene fuori da quella porta. Se dirai un'altra parola, ti trasformerò in una pila di ossa. Meglio una pila di ossa che un guscio di uomo come te. Oh mio Dio, vi prego, fermatemi. Non voglio morire oggi. Ciao Jack, sei arrivato anche te. Cioè, ora ricordati, Feng, la schiavitù è totalmente accettabile in questi giorni e in questa era, ma ricordati, mi hai tenuto intorno a così tanti anni dopo tutto. Ma che cavolo, beh. Ok, allora, Riuolo. Ok, vuoi Riuolo? Il tipo di combattimento? Tipo di lotta? No. Chi sono gli altri? Zoro? Oh, Zoro mi piace un sacco. No, cazzo! Volevo prendere l'altro. Vabbè, fanculo, citeremo Zoro, wow. Ma questo Pokémon sarà in grado di vendicare mia madre. Lo potrò usare per massacrare ogni grosso Pokémon. Beh, io credo che prenderò quest'altro allora. Ma questa OST, bello, la tua Fox, sì, la tua volpe nera serve veramente a posto. Per non nessuna ragione in particolare, credo che mi prenderò il cane bipede. Quindi può sentire le emozioni delle altre parole? In questo mondo? E non hai visto l'inizio, Jack? Infatti, anche quello. Yikes. Voi due non siete gli unici che si prenderanno un Pokémon oggi. Me ne prenderò uno per me stesso anche. Ah, ok, vabbè, quello che volevo prendere lo vedrete tra poco. Oddio, adesso mi mette. Avete sentito la Phantom Troupe di Ari? Oddio, adesso mi mettete paura. Ma che diavolo è questa roba? È un Pokémon speciale, l'ho fatto io stesso. Non mi metterò neanche a chiedere. Vabbè, la vedremo tra 2 secondi. Vediamo intanto se abbiamo. Sì. Crawl intensifies. Non così veloce. Se pensi che puoi camminartene così facilmente, non penso che hai capito come questo mondo funzioni. Ora che ho un Pokémon per me stesso, possiamo veramente lottare. E quindi non ho bisogno di una volpe magica né tuta nera per prenderti pugni in faccia. Non penso che tu l'hai capito. Quando due persone lottano, il vincitore può uccidere il perdente. Aspetta, cosa? Veramente? È veramente una cosa vera? Questo è quello che sta succedendo qui, proprio ora. Proprio, veramente questo non ha alcun senso. Intendo dire, anche con la moralità e le varie stronzate completamente ignorate, non ha alcun senso. Economicamente parlando, sarebbe meglio se ci fossero più allenatori a comprare Pokéball e pozioni. Quindi se uccidessi qualunque altro allenatore dopo averli battuti, non è una qualche specie di calcio nelle palle all'economia? Pokémon Cross Attack on Titan Cross Battle Royale. Come stavo dicendo, se io vinco, cosa che succederà? Ti posso uccidere. Best crossover ever. Suona divertente. Non vedo l'ora per caso di ripulire le tue ossa dal pavimento. Verde, si chiama Ghirardelia. Oddio, si stanno uccidendo tra di loro. Ti prego, salvami. Sono stato un bravo ragazzo, te lo prometto. Ah!
Non ti preoccupare, nonno, finirà tutto presto. Dannazione, questo è veramente della merda, confusionario. Lo sai, potevano tutti rilassarsi e guardare qui lava di ferro insieme. Non ci deve essere qualche specie di uccisione o altre stronzate intorno. Quindi perché non andiamo tutti a braccetto, bambini? Preparati, Feng, la tua prima e ultima battaglia è iniziata. Oh mio Dio! Questa canzone. Fantastic. No, vogliamo sangue. Cosa? Credo che sto avendo ancora una crisi epilettica, ma questa canzone l'ho sentita. Ah, aspetta adesso. Adesso sicuramente l'avrei capita, Jack, qual è. Come l'ha mai sentito benissimo. No, è impossibile. Rata di Tenzin, ne vogliamo parlare? No, non può essere. Wow, che sorpresa. Ho vinto. Ma devi prendere per il culo. Io qui, a lui. Puoi ucciderlo? Sì. Hai ottenuto 200 Pokédex. Quello è geniale. Wow. Nessuno, proprio nessuno ha messo. Lo sai, proprio così tanto per avere un personaggio rivale, non è vero? Hai probabilmente letteralmente fottuto tutta la vita del professore, sto dico. Solo per dire. Ah! Bravo, divertente! Vengo fuori dal letto, nessuna pietà. Ora che questa cosa è finita, posso finalmente iniziare il mio viaggio. Io distruggerò tutti i Pokémon, i grossi Pokémon. Quindi distruggere tutti i grossi Pokémon. Veramente una bella causa e giusta anche. Non qualcosa di tutto solo per te stesso o altre cose. Veramente motivato da un genuino desiderio di aiutare le persone in pericolo. Non da qualche ridicolo, convoluto desiderio di ottenere vendetta per ciò che è successo a mamma. Perché sto odio per i Pokémon grandi. Vai a vedere l'inizio. Questo sarà veramente un'avventura moralmente ragionevole. Perché un Charizard con la faccia di Magikarp ha ucciso la madre del personaggio. Sì. Ma che è esatto. Ad ogni modo, avventura. Bello. Vai a fare la tua divertente cosa di vendetta là. Forse io ti seguirò attorno o qualcos'altro. Proprio piccato perché la merda che ti succede nella tua vita è estremamente divertente e mi intrattiene. Tu vai avanti, io ti raggiungerò in un secondo. Ah, ok, qua lo ripeto. Lo scheletro. Foto della mia ormai morta madre e anche lo scheletro, il teschio di Elob.
Queste sono le uniche due cose nella vita, nel mondo che mi portano felicità. Ti prego, lasciami da solo. Avevamo proprio fatto tutta la vita da professore. Yandere! Ciao, senpai! Troppo codarda per parlare. Dove raggio? Qui si riposa madre. Ucciderà tutti i grossi Pokémon. Fang. Se non c'è la magica, ho ucciso la madre protagonista. Si confermo, Jack, è così. Ehi, fratello, aspetta. Mi sa che non potevi scegliere la femmina, no, infatti io mi zittisco. Cosa? Se andrai ad avere una oscura, vendichevole avventura, non dimenticarti di indossare il giusto tipo di scarpe. Ah, le scarpe da corsa. Queste sono le scarpe di un dio. Con queste scarpe come il mio catalizzatore sarò in grado di distruggere qualsiasi cosa starà sulla mia strada. Niente starà nella mia strada. Devo fare uno scrutinio per essere la vostra energia per far uscire un'altra rara. Vai, prendila tutta. In realtà le ho proprio prese da eBay. Sì, fratello, grazie. Ora veramente posso iniziare la mia quest. Bello. Ehi, aspetta. Odi, anche questa. Sono venuto appena ho sentito che hai ottenuto il tuo starter. E anche quel Elub ti ha tentato di ucciderti. Quel Vierdo. Quello strambo, non preoccuparti, l'ho ucciso io invece. Bello, a volte devi solo veramente uccidere. Questo è così è come funziona in questo mondo. Ma perché stai cantando quel copyright che ti vuole morto? Ho fatto un po' di uccisioni anch'io nei miei giorni. Dopotutto, come sai, altrimenti come sai è diventato campione. Ad ogni modo, sono venuto per congratularti a te e a tuo fratello per il vostro primo Pokémon. Ma vedo che Bro non è qui. Guarda, è solo a qualche passo prima di in città là. È un peccato. Ad ogni modo, ora che sei veramente in grado di ottenere la vendetta per la morte di tua madre, ora che hai un Pokémon di tutto tuo, e come campione della Legione dell'Inferno, e anche un avido sviluppatore di giochi, posso vedere che hai veramente potenziale. Come queste due cose si collegano? Non fare domande. Sono uno spaccaculi. E dato che sei un allenatore così promettente, ho pensato che avrei potuto darti qualcosa di speciale. Ho ottenuto Pokéball. Ad ogni modo, devo andare a un appuntamento. Come essendo un campione, ottengo un sacco di appuntamenti. Ma non preoccuparti, io sono leale. Non importa quanto vengo circondato da donne attraenti. O uomini. Vabbè. Che ne dici di una battaglia? Mi dispiace, bello, ma sappiamo tutti che io ho un team di livelli 100, essendo il campione e tutto il resto. E ad ogni modo, la battaglia non puoi vincere è veramente un cliché totalmente overrated. Ah, ok, ciao. Che bel tizio. Cosa stiamo vedendo?
Ehi, bello, guarda questo ostacolo. Sai che potresti. Non interessa a nessuno riguardo a questo ostacolo, ma fottiti con questi ostacoli. Ma che cosa altro dovrei fare con la mia vita? Il mio solo motivo di vivere, di esistenza, me l'hai appena portato via. Ma nessuno interessa riguardo agli ostacoli. Vedo fa leva l'otto. Va, vediamo se riusciamo a prenderlo. Prendi Pokéball. Sì. No, non dobbiamo andare un qui. Pare che andiamo a curarci, però. Oh mio Dio. Oh, finta madre. Curami tutto. Ah, volevamo dargli anche i nuovi. Vabbè, allora la prossima glielo diamo, allora. Ma volpo. Ok, che secondo me vogliamo dargli. Se vogliamo dargliene uno, se vogliamo andare avanti. Prego, mister, dammi qualche soldo. Mia mamma è morta e non ha niente da mangiare. La mia madre, anche la mia madre è morta, piccolo ingrato. E scommetto che è morta da più tempo. Mi dispiace, mister, sa come ti senti. La miseria è un contesto, lo sai, e ora ti la pagherai per aver tentato di competere con me. Cosa? Spero che hai uno schiavetto Pokémon pronto. Ecco, è tornata la musica. Ma fa questo che quando l'ho visto ho detto cazzo, bisogna farlo. Squiro. Che cazzo è Squiro? Ma cosa uno ha inventato? No, wake me up inside. Mister, mi hai ferito così tanto. Ucciderò? Sì. Fottiti. Ho detto 200 dollari.
Sono così gatto, così fiero di me stesso. Vado. Faccio il viso di colore. Faccio il viso con un altro. Oh, porca. Ma cos'è anche questo? Ecco, perfetto, abbiamo ucciso. Allora, che cambia? Mi sa che quella là vuole lottare. Panzer Alfa va a carcere. Prendiamo già l'esperienza comunque tanto. Mio Dio. Ok, vediamo se riusciamo a prenderlo. Preso. Sì. Ok, nome che ti amo. Scegliete un attimo, provo, vediamo un attimo se viene, vediamo il mio cosa vi fa. Tanto che sennò Dio mio, che cattolo, la lettera sbagliata, perché qua i controlli del cazzo mi sono impostati. Bad boys, ma c'è esatto. Dato che sembrava anche la versione carcere, allora mettiamo. Mettiamo con bad boy. Qua mi dicesse qualcosa se analizzavo lo scheletro, però boh. Oh mio Dio! Dovevamo chiamarlo pregiudicato! Voglio il mio man cave! Vabbè, Madonna, mi sono andato a curarlo. Tra l'altro ho appena notato adesso, guardando dall'anteprima video, che tipo siamo sulla Route 666.
Voglio di solito queste cose togliere la difesa, non mi faccio mai il culo. Ok, Monkey lo chiamiamo. Cadena si sta. Forse si sta vedendo. Dopo la boy, Monkey Karate Kid. Mettiamo quello. Anzi, vediamo. Prima voglio vedere un attimo se entrava. Se non sbaglio la lettera. Cazzo. Ci stava quasi. Ok, qua, allora aspetta, mettiamo Karate Kid o Sam Wukong. Mi sa perché ha detto mettiamo in... devo provare quello. Dai, sì, andiamo a Karate Kid. No, a Karate Kid ci sarebbe quell'altro che non mi ricordo, che sarebbe perfetto, quindi mettiamo. Però non so se ci sarà dentro qua. Boh. Esatto, immaginavo. Ciao piccolino, sono un cattivo, sono un pro del membro del Team Blade. Perché sono il cattivo? Non lo so, sono solo un personaggio di stock. Un stoccato. Allora, tu non dovresti neanche supporre di pensare riguardo a quella roba, ragazzino. Ora ti ucciderò. Wow. Ma che cazzo sti... Siamo passati da Pokémon a tipo il Musou, tipo Sengoku San Basara o Dynasty Warriors. Che roba è? Merda, tu sei bravo. Non posso credere che ho disegnato la mia organizzazione. Con un membro del Team Blade non ho alcuna dignità rimasta. Mi ucciderò da solo. Ecco, perfetto. Non è rimasto niente. La mia sentenza è morte. Ma che cazzo stiamo. Cazzo, abbiamo tirato fuori. 100-200 dollari, poche dollari. Ah, dannazione, l'ha veramente fatto. Vuoi ucciderlo ancora di più? Sì.
Hai ottenuto la sua katana, ad un valore di circa 200 poche dollars. Solo puliscila prima. Perfetto, non posso neanche niente. L'unica legge che abbiamo intenzione di rinforzare è la legge del controllo delle armi. Ah, ok, adesso sposto. Guarda, vado a ricurarmi, che non si sa mai, che magari entro in città e... Beh! Battaglia. No, proviamo con questo verme lì. Monkey lo kicka o riso vai. Altre cure, bisogna altre cure. Veramente cosa ti avevo tirato fuori? Ok, siamo in controllo dei confini. Non è che capita che hai qualche arma, vero, ragazzino? Ho 17 anni. È veramente divertente, giovane. Le cose sono veramente difficili in cui intorno. Era così facile per noi trovare delle droghe, così che potevamo tenerci tutto il divertimento per noi stessi. Ma ora le persone sono diventate più brave a nasconderli. Che cosa dovremmo fare? Andare attraversare le nostre vite senza le droghe? Il solo pensiero mi manda dei brividi lungo la mia spina dorsale. Mamma mia, che è sparita dal nulla. Hai visto per caso quella ragazza? Sì, bello, ho visto quella ragazza. E anche quella specie di fatta. Tu sembri come un cane parlante. Allora sì, ti promette bene. Vuoi abbaiare con me, bello? Ma che cazzo è successo? Ti sei drogato, non è vero? L'anno fiscale di qualcuno sembra promettente. Chi ha il tempo di guardare la TV? Non c'è niente di sbagliato con un po' di piacere nella vita. Non è colpa mia se le altre persone agiscono nella base dei loro istinti. C'è una ragione per cui sono ricco e tu no. Cosa? Vedo che cazzo ci fate là in letto. Non mi hanno mai dato così tanto denaro prima di...
Sono pronto ad avere il mio Pokémon curato. Il mio Pokémon curato, se capisci che ciò che intendo. Me ne vado da questa stanza subito. Sono uno squalo. Ho detto, ma sono uno squalo. Drogato, perso. Un Trubbish. Lo sai, non sono neanche religioso, ma tutto ciò che hai bisogno è Gesù. Intendi di Arceus. Non sai che cosa intendevo. Scappa, scappa. Cazzo sto qua adesso? Sì, posso sentire la realtà che mi sta scolpando dalle mani. Sono entrato in un mondo pieno di avventure e divertimento. Sì. Ehi, amico, probabilmente ho un compagno poliziotto che ha bisogno di questa cosa. Potresti darglielo per me? Ah, continua lo stesso dialogo. Grazie, bro. Ma che qua ovviamente cura. Salve, sto dando via le roba gratis. Ti interesserebbe un. Sì. Ah, l'amo vecchio. Potrei avere dei batteria su di esso, ma perfettamente usabile. Solo ignora le gaffi sul legno. Ma cosa come cosa si chiama la spazzatura qua? Travis, ecco. Ehi, fratello, cosa succede? Hai preso qualche bel Pokémon nella tua via lungo la città? Ricordati, è sempre ok schiavizzare creature senza che non si possono difendere finché è una buona causa. Lo sai, è come ferire altre creature. Parlando di tutto ciò, ho pensato che probabilmente stai allenando i tuoi Pokémon molto bene, perciò voglio vedere come sono messi i miei. Oh, ciao fratello. E anche ho trovato questa cosa che era buttata lì su un cestino della spazzatura per qualunque ragione. Il Pokédex. E ora che questo è. Che abbiamo finito qui, vuoi avere una battaglia amichevole tra Pokémon? Vuoi combattere il tuo fratello? Sì, dai. E riparte. Definisci amichevole. Non ne ho idea, sinceramente. Manda di rullo. Mettiamo Armin che era più deboluzzo. Nel senso più largo del termine, save me. Ma sti nomi. Allora torna indietro e mettiamo Bidoof.
Nel senso che dopo amichevolmente ti uccido. Ciao Bidoof. Non so come fai te. Perfetto, già manca. Ma non mi puoi mancare due volte, cazzo. Vabbè, vai te, intanto. Stai scoprando turni per il veleno, praticamente. Stavo calmo, mannaggia a te. Manda la copia, almeno fa qualcosa. Comunque avrei dovuto chiamare Zoro Locky. Cazzo, che è vero. Wow, bel lavoro, sono così fiero di te. Ora che hai sconfitto il Pokémon che io avevo, dato che non ho nemmeno mai allenato, hai praticamente garantito la possibilità di essere in grado di uccidere i Pokémon giganti a circa 20 volte la tua altezza. Parlando di uccisioni. Non sei tipo legalmente permesso di ammazzarmi. Non hai legalmente permesso di ammazzarmi? Beh, non è come se tu volessi uccidermi. Sono tuo fratello dappertutto. Volete che provo a vedere? Ma sì, dai, tanto ancora. Sì, fratello, io distruggerò tutti i grossi Pokémon. Perché il tuo cervello ha fallito il processo delle ultime 5 cose che ho detto? Ad ogni modo, meno tu ti ricordi riguardo a questo scambio, il meglio. Ad ogni modo, starò qua ad ammirare la città per ancora un po'. Anche se non sono completamente impressionato dalla tua abilità da ignorare completamente tutto ciò che è intorno a te. Sì. L'avevo salvato, ma comunque mi ha detto. Vuoi uccidere? Sì, ucciderò tutti i grossi Pokémon, non ucciderò il tuo fratello. Vediamo che abbiamo qua. Ho dato a questo bambino l'affitto. In cambio loro mi danno cose che io desidero. Se mai smettessero di fare ciò che voglio, li caccio fuori. Potrei fare lo stesso per te se volessi. Oh, no, grazie. Ho bisogno di cucinare o non sarò in grado di mangiare. Ho urtato i miei dita tagliando cipolla un sacco di tempo fa. È ok però, perché sono forte. Mamma mia, sali sulle scale. Yandir, oh senpai sei tu. Per caso qualcuno mi ha detto quanto sei bellissimo. Oh, sono così imbarazzata, ti prego, ignorami.
ragazzi, no, questo è un lavoro part-time, non preoccuparti, non ci sono altri, non ci sono leggi riguardo al lavoro minorile qui. Non lavoro, se dai, tanto. Bella roba, sapevo che quando ho visto la tua vestito rosso e nero saresti stato un cittadino modello. Allora andiamo a lavorare, eh. Cos'è quello là vestito? Cosa sono sti due personaggi vestiti in maniera assurda? Grazie per il tuo aiuto. Ti pagheremo, ma fortunatamente quei soldi. Senza quei soldi non saremmo in grado di spenderli in migliorare il nostro business. Perché pagare i tuoi impiegati quando fanno il tuo lavoro senza neanche pensarci? Gratuitamente. Abbi un giorno fantastico, giorno notte. Beh, possiamo ammazzarla. Non c'è la possibilità. Lo sai, non mi interessa davvero riguardo a persone a poco. L'unica ragione per cui lotto le persone è di sentire quella battle song riocheggiante. Bring me to life. Voglio il cielo per sopravvivere. Forse se faccio attenzione lui non noterà che li sto prendendo. Perché a quanto pare sembra che non ci sia nessuna fune in questo palazzo. Una pazzia, dico. Gli oggetti violenti dovrebbero essere trovati in ogni mercato. Vediamo un attimo. Ma se prendiamo qualche Pokémon, vediamo, prendiamo 5. Ok, odio quella Yanter. Che posso vendere? No, niente. Ho deciso di uccidere Jesse e James e Mel. Esatto. Ti ucciderei anche a te, ma sembra che tu sei già morto dentro, quindi immagino che ti lascerò vivere. Cos'è sta reference? Il nome non è importante, quello che è importante è cosa ti farò. Vendo gelati. Sono stanco e sono malato e stanco del verme umano che corre intorno alla nostra economia. Qui ho deciso di creare un business che è destinato a fallire e vendere gelati per metà prezzo. Meglio che tu stai attento alla tempesta, Vermiciotto. La tempesta sta per spazzare via tutto quelle piccole cose che tu chiami i tuoi interessi. Ti interesserebbe comprare qualche ice cream? Qualche gelato? Fare un $100? No, grazie. Ritorna quando sei pronto a buttare giù il capitalismo con me. Come cazzo si dice? Sponsorizzando il capitalismo, vai. Allora, ciao, il mio nome è Commi. Ogni notte, mentre dormo, quando mi sveglio senza respiro, mi ricordo che vivo in un'economia stagnante. Ed è per questo che ho deciso di vendere risvegli per metà prezzo. Ah, questo mi vende gli oggetti. Porca puttana, se lo sapevo prima, veniamo qua a prendere le Pokéball. Sti tipi sono un pochino comunisti, ma un pochino. Di che è fatta di oh. Mi piace. Aspetta un secondo, quel piccolo tizio ha delle droghe. Contami dentro. No, lascia. Sì. Un'altra caramella rara.
Beauty Prime, pensaci tu. Oggettino, vediamo che cosa. Un pistoff. Adesso dovrebbe essere, boh. Tutto nel mondo fa schifo. Farò qualcosa riguardo a questo. Non provare a interferire. Vabbè, ti lascio là da solo, addosso al muro a piangerti. C'è la palestra, credo, mi sa. Perfetto, siamo passati a un gioco horror istantaneo. Ehi, campione, il leader della palestra è lì. No, non provare neanche a raggiungerlo, moriresti. E anche salverei se fosse in te. Ma aspetta, ma questa non è la musica di Persona 3? Oddio. Sì, cazzo che la musica di Persona 3 è questa, mi sta veramente a strecciare. Vuoi sapere da dove viene questo sangue che è sul pavimento? Presto lo troverai, lo saprai. Paolonia molto rallentato brutalmente, vero? Dai, cazzo. No, sai no. No, non è quella che di solito c'è tipo sulla mappa, quando devi scegliere dove andare. Guarda, ma è poco più e femmina si sono messo la gita. Ah, non ti ho neanche fatto caso. Che cacchio qua, mi ammazza il video, che vabbè. E anche se Wukong è per il mio cazzo, non sono d'accordo, vabbè. Molta poi cena, vabbè, cambiamo un attimo, mettiamo la merda di Barney. Cambia. Perfetto, critico. Sì, io tento di usare tutte le tecniche che preferisci. Un'altra poi c'è, va bene, dai, una così possiamo fare.
qualcosa di Now you've been slain. Ok, bad boy, e torniamo a te. Wow, one shit that. Che tragico. Ah, si sta evolvendo. Cos'è? Locu, non è qui, questa non è evoluzione sua. Dov'è Coscun? Impossibile, ci deve essere qualche sorta di sbaglio. Anche Dallas Bislate. Ah, ecco da dove viene il sangue. Hai sentito che qualcosa si è aperto da qualche parte. Locun. A quanto pare sì. Cosa avevate in attesa? Io ho dato un creepy. Ah, è di qua. Dai, lo vediamo. Vieni. Cosa che avrei visto che la sua Facebook? Per invita a cena all'improvviso un vegano non ha la minima idea di che cucinare. Infatti è quella che suona praticamente anche nel, cioè che suona praticamente durante tutto il periodo cui sei dentro al Madonna, al dormitorio, e che vai sulla mappa, e anche quando vai in giro a parlare con le persone, se non fai partire gli eventi o cose così. Senti, maschilino di spam slash. Non c'è niente di divertente riguardo alla vita, ma lo farò per il capo palestra. Ogni giorno ghiotti come te provano a venire a sconfiggere il leader. Tu non capisci il tipo di dolore che lui ha, deve sopportare. La sua vita è costantemente punzecchiata da un bad drill. Emozionante. Per questo io farò fine alle tue sofferenze proprio ora. Quel tizio nero! OST di Persona 3 è meglio di tutte le OST di altri giochi. A parte Persona 5. Mio mio, cosa si... Aia. Cambia. Wake me up, inside. Basta, ciao.
Già se sono di parte, figurati, già, tanto lo sappiamo ormai come sei, come i Shin Megami Tensei, quindi... Sneasel, oddio! Vediamo armi, cambiamo un po' di punti. Perfetto, ciao! E chi ha pensato e chi ha pensato? A questo punto anche ma anche di avere una versione diversa. Può, mi sa di sì, può darsi. Oddio, adesso ho paura per Zorua. Porca troia, perché io voglio quella sua normale, non voglio quelle altre schifo. Niente, l'ho fatto. Vabbè, sì, vai te Zora, sei l'unico che può pensarci al momento. Allora, tanto di parte se si tratta di RPG belli di Buldan. Vai, Zorua! Mi sento morto dentro emozionalmente. Perdere a te è come essere punzecchiato da un battery emozionalmente. Non sono sicuro che sarò in grado di recuperare da questo. Ucciderò, sì. Beh, che ne dici di essere punzecchiato dai miei pugni? Come ti sei sentito questo? Come ti sei sentito così, emozionalmente? Vai avanti, dimmelo. Guarda, che... lui ha le cose. Non mi ricordo per che livello è che faceva. Al 30. Ok, sì, perché non mi ricordo che l'ultimo capitolo che ho veramente giocato seriamente che è stato Bianco 2. Si era voluto veramente tardi. Cioè che tra poco avevo già tipo magari quelli che avevano tre evoluzioni, erano già arrivati all'ultima quasi. Lo sai, ogni giorno io rimango qui a guardare l'abisso sotto di noi e penso, ragazzi, questo sembra veramente un bel posto felice dove andare, di dove sono io. Ti piacerebbe mandarmi una lettera da là sotto? Quel tizio Shadow. Questo mezzo di light in avanti. Cosa è successo adesso? Ah no, ok, pensavo che se... mi ho fatto un errore, ho detto cazzo, adesso crasha tutto. Così non so che cosa sia successo, boh. Vabbè, no, non tanto. Non finisce a terra. Ah, sarei saltato se non avessi paura delle altezze. Se fossi stato in grado di batterti ti avrei garantito l'eutanasia che avrei...
di cui avrei bisogno. Quindi ti prego, trattami con lo stesso grado di rispetto. Sì, tecnicamente ci uccidono a noi. Beh, non è così divertente come vogliono. Cioè, o ci uccidono a noi o come al solito, niente, non preoccuparti, ti aiuto a poche sente. Musica. Vedere che ci uccidesse, vorrei vedere. Il mio capo mi ha detto che ti avrei trovato qui se mi sarei nascosto nella questa palestra. Ho rischiato la mia vita salendo questi muri e nascondendomi dagli altri allenatori, specificamente per attendere qui per te. E ora è giunto il momento di concludere la tua vita. Vai. Arachiri, questo si chiama direttamente Arachiri, perfetto. Debolissimo, allora che cazzo posso fare? Ok. Perfetto, vai, che bello. Vai, Zoro, fai te. Aia! Cazzo. Niente, come te. Oh merda, non posso credere che ho disegnato la mia organizzazione. Ok, come quella di prima, mi ucciderò da solo. Non quelle del padre. Ah, è bello, adoro quando lo fanno. Sì. Vediamo se... Minga. No, c'è tipo il tasto di salvataggio rapido, tipo. Per forza passare di qua, esatto. Essere onesto non ho alcun problema, non ho veramente alcun problema con quell'essere Gigi.
penso solo che le battaglie Pokémon sono divertenti. Fai attacco un altro nuovo. Perfetto. Guarda questo che morale. Dai, stava questo. Ma cosa sono sti abbotti? Esatto. Carato ciò sì. Dai, via questo. Sto Pokémon. Wow, quella sì che è stata una battaglia divertente, grazie. Facciamola ancora qualche volta. Uccidila, sì. No, grazie, lei è stramba. Buzzek, buzzuki, buzzuki. Quattro dai, quindi sarei fatta fin qui è vivo. Questa è proprio l'impresa. Ho sempre sperato che non avrei mai visto nessuno attraversare quella porta. E come un capo balestra ho l'obbligo di finire le vite di quelli che mi sfidano e perdono. E se io perdo, non ho altra scelta ma di morire. Vedi, solo uno di noi sopravviverà a questa battaglia. Wow, sono veramente grato di aver atteso fino all'ultimo secondo per aver imparato questo pezzo di informazione. Sono veramente emozionalmente investito ora. Potrei tagliare questa battaglia attraverso altre chiacchierate, ma preferirei tagliare all'obiettivo. Oggi uno di noi, per noi, per uno di noi due, questa è la fine. Guarda. Che è una persona reference. Vedi da notte. Lo vedi da notte confermato. Questo ci tira fuori Orpheus e Thanatos. Sim slash, che cazzo è adesso? Andiamo all'inutile. Ah, l'evoluzione delle cose. La scimmia. Dai, non sai che ci mi danno un'immagine di lì. No, questo non è accaduto.
Come? Mi sono allenato con queste creature per anni. E tu hai ottenuto le tue armi circa un'ora. Beh, se avessi preso il tempo per effettivamente allenarti con loro, invece di stare qui a lamentarti dentro, invece di rimanere qui bloccato dentro lo stesso palazzo per anni, probabilmente saresti in una forma migliore di quanto lo sia. No! Non posso morire, Marta ha bisogno di me. Non devo fare battute spoiler di Persona 3. Tu li lascerai uccidere, Marta. Guarda, sono totalmente affamata. Lo dicono anche se ho guardato online il segreto è farmare. No, non dire parolacce, mamma. Dov'è papà? Ozok, questo è il padre di Feng! Ozok! Perché? Perché stai dicendo quel nome? Devo salvare Marta. Chi è lei? Perché stai dicendo quel nome? Fanculo, ragazzi, non morirò ancora. Jack, guarda questa reference. Invoco la mia persona. Tu sarai in un mondo di dolore. Persona. Ma c'è morto! Marta! Immagino che io l'ami voi ragazzi o qualcos'altro. Ma non voglio veramente essere una parte di questo flashback. La vita è niente senza nostro padre. Buonanotte, dolce principe. Guardate come sono di CSI Miami. No, basta, la voglio fisico questo gioco e esporlo a tutti. Ah, ciao, bro, che sei venuto. Ehi, fratello. Ho sentito che il capo Celeste è morto. Questo è probabilmente perché l'hai battuto, vero? Bel lavoro. Intendo dire, con la tua abilità di battere un capo palestra non ha qualcosa a che fare con la tua quest, ma almeno stai facendo qualcosa. Ad ogni modo, c'è qualche tizio strano che sta parlando riguardo a questa tizia. Apparentemente è una specie di super dico, fantasma doveroso, super importante, guardiano fantasma super importante o qualcosa così. Ed era tipo, oh bello, il nome di nostra madre era anche Marta. Il nome di nostra madre era Marta. Ad ogni modo, volevo solo dirti di fare attenzione, dato che queste persone stanno praticamente uccidendo e altre robe in nome del loro guardiano. Probabilmente dovresti fare attenzione a loro, d'accordo? Ho le tue spalle coperte. Mamma. Vaga. Adesso va atteso. Madonna.
fai esaurire il gioco. Ragazzi, io vi dico che vorrei cambiare un attimo il gioco per fare gli altri due che ho trovato. Perciò.